Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento con Arcfoto. Oggi parliamo di ripensare la Biennale, ripensare la Biennale nel senso più allargato, la Biennale d'arte e la Biennale d'architettura. Vi presento gli ospiti che sono Vittoria Martini, storica dell'arte, docente a Campo, che è la scuola per curatori della Fondazione Sandretto Rare Baudengo di Torino. Lea Katrin Schatzka, storica dell'architettura, professore all'Università di Manchester e autrice del libro Exhibiting the Postmodern sulla Biennale di Venezia del 1980, edito da Marsilio. E poi Davide Tommaso Ferrando. Critico di architettura, ricercatore all'Università di Bolzano, precedentemente all'Università di Innsbruck, esperto di digitale, media e rapporto tra architettura e media, e ha co-curato con Nina Bassoli nel 2017, se non sbaglio, giusto? 2000, o 2018. Nel 2017 il Festival di Torino. Festival Architettura in Città di Torino. Oggi parliamo di ripensare la Biennale perché circa una settimana fa la Biennale di Venezia ha comunicato che la Biennale di Architettura, che era già stata posticipata da maggio alla fine di agosto, veniva posticipata ulteriormente al 2021 e quindi la Biennale d'arte che si doveva tenere nel 2021 al 2022. Contemporaneamente però la Biennale ha rilanciato con una esposizione storica di archivio delle Biennali che si terrà prossimamente proprio a Venezia e questo ci fornisce un'occasione di riflessione critica sul format della Biennale, se abbia ancora senso oggi mostrare l'architettura in questo modo e quali sono, non solo rispetto ai nuovi parametri con cui dovremmo vivere gli spazi pubblici, come gli spazi culturali, i musei e anche gli spazi della Biennale, dell'Arsenale e ai giardini. E soprattutto se ha ancora senso esporre l'architettura attraverso una modalità che è ormai consolidata, che diciamo dalla prima mostra sull'architettura moderna al MoMA non è mai cambiata, se non forse per l'introduzione del video e quindi di allestimenti e display molto più vicini alle arti visive, all'arte. Contemporaneamente però, seguendo anche un po' i lavori del Forum dell'Arte Contemporanea, emerge anche una necessità che le istituzioni culturali, da essere istituzioni che mostrano il lavoro di artisti e architetti, possano ritornare ad essere dei centri di produzione artistica. E quindi la prima questione è capire se biennali di arte e di architettura possono riconquistare gli spazi della città e quindi mostrare meno quello che non è più un'avanguardia, perché quello che si mostra alla Biennale è già stato visto attraverso i siti web degli architetti o delle riviste di architettura, mentre riconquistare gli spazi della città con dei progetti specifici può essere un modo di ripensare il sistema biennale. Dico questo perché Venezia negli ultimi tempi ha affrontato una problematica molto importante legata al cambiamento climatico, l'innalzamento del livello della laguna, che ha determinato una serie di conseguenze catastrofiche per l'economia della città e dalla quale si può ripartire per investire Venezia di una serie di ricerche multidisciplinari di progetti che possano appunto far uscire la Biennale da se stessa e cercare attraverso uno sguardo allargato e anche un po' visionario di mettere sul tavolo alcune soluzioni. Quindi,
far sì che l'arte e l'architettura possano avere o riconquistare una sorta di, passatemi il termine, utilità sociale. Da questo punto di vista vorrei che Vittoria Martini, che ha studiato in parallelo al lavoro di Lea Katrin-Schatzka il fenomeno delle biennali, soprattutto le biennali degli anni 70, e Lea invece diciamo l'escamotage di raccontare la biennale di Portoghesi ha consentito di fare una riflessione più approfondita sul rapporto tra il contenuto e il contenitore anche. E appunto Vittoria, come leggi questo diciamo spostare un problema che si riproporrà esattamente come si è proposto adesso di un anno, quindi che non c'è stato in questi due mesi un tempo di riflessione per riaggiornare il format della biennale. La biennale cinema continua, ma la biennale di architettura e di arte vengono interrotte. Ci sono altri numeri, insomma, però credo che sia importante fare una riflessione. Sì, dunque, a parte che il mio punto di vista qua oggi è quello della storia dell'arte in mezzo a degli architetti, quindi, come dire, permettetemi qualche libertà anche nel senso che permette la disciplina. Dunque, per me mai più che in questo periodo, la mia tesi di dottorato, io ho studiato la biennale appunto soprattutto del quadriennio 74-78, e torna veramente proprio utile come caso studio in questo periodo. Come commento iniziale proprio direi che appunto diciamo che la mia reazione alla comunicazione della Biennale di Venezia è stata proprio quella di dire non è sufficiente rimandare le mostre, cioè è una risposta troppo obsoleta, una risposta che non coincide con i tempi che invece richiedono una reazione e una presa di posizione decisamente più responsabile. Perché la Biennale di Venezia, io parlo della Biennale di Venezia, non di un'altra biennale, proprio localizzata, situata in un contesto che è Venezia. E per me la Biennale e Venezia sono proprio un caso studio, proprio un archetipo di studio molto produttivo, perché Venezia nella sua eccezionalità racchiude, rappresenta diciamo tutte le problematiche della contemporaneità, a partire dal fallimento delle politiche economiche neoliberiste che, come dire, che a Venezia sono diventate ipertrofiche. Non dimentichiamo che dopo 20 anni di presidenza la Biennale ha cambiato presidente proprio a febbraio, si è insediato la nuova presidenza, e la presidenza precedente, quella di Paolo Baratta, diciamo che per 20 anni proprio ha guidato l'istituzione e ha diciamo, realizzato un'operazione manageriale che l'ha rinnovata completamente. E la cosa interessante, tra l'altro producendo numeri sostanziali di incremento proprio di budget, per cui la Biennale non è in crisi, la Biennale come istituzione non è in crisi assolutamente, il problema è che la Biennale è situata e localizzata, mi sentite? Sì, c'è una... E la Biennale sì, è localizzata a Venezia. E di conseguenza come dire, risuonano le parole, e tra l'altro Baratta si è sempre molto ispirato se non altro nel lessico, e ha preso degli spunti esattamente proprio dal quadriennio 74-78, una cosa che ho notato durante tutto il periodo, ed è proprio la questione di pensare al visitatore come principale partner privato, per cui di mettere il visitatore al centro dell'istituzione, e dall'altra questa idea della Biennale come in qualche modo coscienza culturale di Venezia, e per cui diciamo che riprendendo un po' spunto dal quadriennio 74-78, che era quello che avveniva dopo diciamo la grande riforma del 73, causata da un lato dalle proteste del 68 che erano radicate avevo ragioni che si possono ritrovare addietro, e in una città, Venezia, all'epoca che arrivava dall'alluvione del 66, che c'era stato veramente tipo il colpo mortale su una città che soffriva già di spopolamento dagli anni 50,
e che, come dire, tutto il dibattito su Venezia si traduce poi nella legge di salvaguardia, sempre del 73, e poi con l'istituzione del Ministero dei Beni Culturali ad opera di Spadolini nel 74. Per cui diciamo che Venezia, perché Venezia ha delle ripercussioni, no? Delle ripercussioni notevoli proprio sul mondo culturale italiano. Adesso, per farla molto breve e sintetica, la mia posizione attuale, quella che metto sul tavolo oggi, è proprio quella del fatto che, da un lato, il governo italiano riconosce la Biennale di Venezia come istituzione di preminente interesse nazionale. La Biennale di Venezia gode come dire, fa parte proprio dei conti pubblici, gode di un finanziamento pubblico considerevole. Di conseguenza io parlo proprio della Biennale di Venezia come fosse veramente una grande, come dire, un brand, e di conseguenza abbia dei, come dire, delle responsabilità proprio a livello etico rispetto al fatto che si trova localizzata a Venezia, e Venezia è una città che sta morendo, sta diventando un sito archeologico, ha dei flussi turistici che non sono mai stati normati. Dovrebbe avere una nuova legge di salvaguardia Venezia, come all'epoca la Biennale si era fatta portavoce, proprio coscienza veramente culturale di una città in crisi. Allo stesso modo, più che mai oggi dovrebbe la Biennale farsi di nuovo quella coscienza di Venezia come negli anni 70. Per cui diciamo che la mia idea e la mia, come dire, il mio stimolo oggi è proprio quello di che ci vorrebbe una visione proprio da parte del governo, non tanto più di investimento economico, perché quello già esiste, ma proprio di usare, hai detto giusto, di usare l'istituzione, che è un'istituzione di cultura, insomma, di gestione semipubblica, comunque riconosciuta dalle leggi dello Stato, il cui presidente è nominato, no, dal ministro dei beni culturali. Di conseguenza deve essere veramente proprio usata in maniera produttiva per il ripensamento di una città che è veramente proprio il simbolo proprio del fallimento, come dire, dei fallimenti delle politiche economiche attuali. Io mi riferisco in particolare qua, e sto studiando, approfondendo le teorie economiche di Marianna Mazzucato, che è quella, come dire, la studiosa, l'economista che propone proprio quest'idea dello Stato innovatore, no? Di uno Stato di politiche pubbliche proprio che creino e plasmino i mercati e li stabilizzino. Per cui io ritengo che debba essere, come dire, di interesse nazionale, pubblico, l'idea di usare la Biennale, soprattutto la sua piattaforma di finanziamento pubblico, non soltanto dell'istituzione, ma di tutte le partecipazioni nazionali, perché sono tutte gestite dagli stati, per cui di usarla Biennale proprio come osservatorio e come luogo, diciamo, di assemblea. E non dimentichiamoci che la pratica curatoriale contemporanea va verso la pratica situata, è una pratica processuale, è una pratica di assemblea, di discorso. E gli artisti in questo sono protagonisti, devono essere protagonisti, devono essere usati produttivamente, perché il lavoro degli artisti è rendere concrete le visioni, e per cui la Biennale dovrebbe usare gli artisti più che i documenti in questo momento. Poi possiamo parlare del formato mostra, però insomma questo è un altro discorso, del ripensamento del formato mostra. Lea, direi Sì, che buongiorno. Vittoria ha toccato già un aspetto importante, che è quello del rapporto tra lo Stato e l'ente biennale, e di come ci sia stata una continuità tra le biennali del passato e il regno di Baratta. E tu hai indagato quella che da molti viene definita come la vera prima biennale di architettura, in cui appunto c'era un'idea molto forte di coinvolgimento da parte degli architetti con un grande regista come Paolo Portoghesi. Sì, buongiorno. Prima voglio scusarmi per il mio italiano, perché anche se lo parlo abbastanza bene, questi giorni non lo parlo molto, essendo chiusa in casa con nessuno che parla italiano, quindi vabbè, qui mi trovo. E sono molto contenta di poter discutere con Davide, ma anche con Vittoria, perché ci conosciamo da anni, e è vero che le nostre ricerche sono sempre andate, diciamo, in parallelo più o meno sui stessi anni, anche se Vittoria guarda piuttosto alle
la Biennale d'Arte e io alla Biennale di Architettura, quindi penso che è molto interessante. Io volevo solo tornare su, su ovviamente il 68 che Vittoria ha menzionato brevemente, che ovviamente è l'inizio della la riforma della Biennale che è accaduta nei primi anni 70 e che ha, come lo spiego nel libro, che ha dato diciamo la possibilità con una varietà di cose, anche di casualità, diciamo, alla Biennale di Architettura, poi, che sappiamo che prima è stata la Biennale diciamo d'arte e architettura, che dopo si è separato in due, è diventato la Biennale d'Architettura. E anche al fatto che ovviamente la Biennale all'inizio, come penso che sapete già, era nata da un paradossalmente da un desiderio di aumentare, cioè era un desiderio di attrarre, di portare più turisti, diciamo, che ovviamente è un po' paradossale perché è anche la cosa che uccide Venezia adesso e che è il problema maggiore. Adesso questi ultimi mesi abbiamo tutti sentito Venezia è vuota dei turisti, è bellissimo per i veneziani, però è anche, diciamo, paradossalmente la rinascita e la morte di Venezia, perché non, come l'ha detto Vittoria, ormai Venezia è un parco turistico e senza i turisti non può sopravvivere, quindi c'è un po' questo paradosso di anche rispetto a c'è la biennale o non biennale. Nel 73, nel 74 c'era questa questione dopo il 68 di e Vittoria lo sa ovviamente o mi può correggere se mi sbaglio, ma c'era l'idea di dobbiamo chiudere la biennale o dobbiamo ripensarla, e ovviamente c'è stato veramente questa domanda, diciamo, e la soluzione era di ripensarla con la nuova legge, con i differenti direttori e così via. Quindi mi sembra che adesso siamo in un momento simile, cioè che dobbiamo completamente ripensarla e sì, il nuovo, diciamo, il cambiamento di direttore, il cambiamento di era dopo Barata cade bene. Io volevo tornare su il testo che probabilmente tutti avete letto oppure avete sentito di Bruno Latour, che all'inizio di questa crisi ha pubblicato un breve testo che è stato tradotto in penso 12 lingue, incluso l'italiano, e si chiama in italiano Immaginare gesti barriera contro il ritorno alla produzione pre-crisi, in cui l'ha pubblicato il 30 marzo. E praticamente l'idea molto semplice di Bruno Latour è di dire: vabbè, c'era la crisi del coronavirus, è solo, diciamo, c'era già una crisi molto più grave, ovviamente, che era la climate crisis, e questo è un tipo di, non so la parola in italiano, di rehearsal, questo è un tipo di rehearsal per la cosa più grave che ci aspetta, no? Quindi perché non usare questa... usare questo periodo in un modo produttivo e porsi una serie di domande, e quindi pone sei domande, forse è una cosa che tutti ormai sanno, però pone sei domande e io pensavo di... E praticamente queste domande sono come... cosa sono... non leggerò tutte le domande, ma in essenza sono: quali sono i gesti che stiamo facendo adesso che possiamo pensare di portare avanti
a lungo termine per anche salvare, diciamo, la planeta. Tipo la prima domanda è: quali sono le attività attualmente sospese che vorreste non ricominciare più? E quindi penso che queste domande ce le possiamo anche ponere rispetto alla Biennale. Ovviamente adesso la Biennale doveva, cioè il vernissage, diciamo, della Biennale d'architettura doveva essere pochi giorni fa e non c'è stato. Invece di essere a Venezia a bere spritz, io ero in giardino a guardare le cose che crescono, quindi molto, diciamo, molto diverso come... però è difficile dire, ovviamente voglio che questa cosa dura, cioè che non ci sia più, che non ci sia più la Biennale, quindi è difficile ripensarla, perché sappiamo che, cioè, molto probabilmente riprende tutto come prima, solo spostato di un anno. Ovviamente l'idea di legare la Biennale più alla città di Venezia, più ai cittadini, più ai problemi della città, cioè ancora di più per la Biennale d'architettura, diciamo, è una cosa molto, molto facile da immaginare, da sognare. È più difficile, penso, da realizzare, perché sappiamo che ormai la Biennale, anche se non ha più l'ufficio di vendita, diciamo, è molto mossa da una logica commerciale, purtroppo. Quindi questo ovviamente è un modo di ripensarla, non so se è veramente realistico. Un'altra cosa che adesso vorrei fare una proposta che sembra molto, molto semplice, in verità quasi troppo semplice, però è una cosa che già io pensavo da anni e era la... Cioè, come dicevo, a un certo punto c'è stata la decisione c'è stata questa Biennale d'arte e architettura del 76, e poi c'è stata la decisione che l'architettura doveva essere separata con la mostra di Portoghesi, che tra l'altro è una cosa che rimane, diciamo, poco conosciuta. Spesso ho domande su questo, ma... cosa succedeva nei giardini mentre c'era la Biennale di Portoghesi, la Strada Nuovissima, e pochi sanno che in verità quell'anno lì, 1980, c'era la Biennale d'arte e d'architettura in contemporaneo, cioè mentre c'era la Strada Nuovissima nell'Arsenale c'era la Biennale d'arte nei giardini. Quindi io spesso avevo pensato già prima di questa crisi che l'idea di separare l'arte e l'architettura forse non era tanto, o diciamo forse non aveva più tanto senso nel mondo attuale, perché molto spesso la Biennale d'arte o le cose d'arte e d'architettura si mescolano alla Biennale, c'è l'architettura dentro la Biennale d'arte, c'è l'arte dentro la Biennale d'architettura. Secondo me questa separazione forse ha meno senso oggi, e ovviamente spesso le cose che sono giunte sono più produttive, sono più interessanti. Penso per esempio a alcune delle installazioni della Biennale di Sejima, che erano molto vicino a opere d'arte e che erano molto produttive a un livello, diciamo, architettonico e spaziale. E quindi tutto per dire che la proposta, o se dovevo, diciamo, rispondere a queste domande di Latour, di come fare per, diciamo, cambiare le cose in modo più permanente, forse fare smettere la Biennale o cambiarla completamente e averla non commerciale non è molto realistico, però una cosa come mettere queste due Biennale insieme, dire la facciamo ogni due anni, che sarebbe un rallentamento, diciamo che la parola rallentamento è una parola che torna molto in questi giorni, rallentare l'arte, rallentare tutto, cioè siamo tutti, e quindi credo che sarebbe un modo
realistico, forse, di rallentare il ritmo alla fine, di rallentare il ritmo di questa biennale e di ripensarla anche in dialogo con la città e i cittadini più, diciamo. Sì, credo che partire dal ripensare anche in fondo la separazione disciplinare non porta mai, diciamo, in una direzione, a mio avviso, corretta, no? Perché le arti si contaminano una con l'altra, e l'arte, l'architettura, il cinema. Forse sta proprio in questo, forse perché gli architetti e anche in parte gli storici dell'arte, anche se non è il caso di Vittoria, ma diciamo il storico dell'arte già è più all'interno dell'arte. Noi per formazione proveniamo comunque dal Bauhaus, quindi da una formazione che deve tenere insieme più aspetti che sono necessari per poter poi districarci nella complessità del progetto. Contemporaneamente invece oggi c'è una tendenza a separare molto, no? Il design, l'architettura, l'arte, la fotografia, il cinema. In realtà forse, visto che poi le biennali di arte parlano di spazio e le biennali di architettura usano degli strumenti e dei codici tipici dell'arte, come le installazioni, le multimediali, anche le performance in un qualche modo, no? Ricordiamoci anche la Biennale del 2014 di Colas all'Arsenale, con queste proiezioni della filmografia italiana, che questo mette anche in evidenza del fatto che il flusso che attraversa l'Arsenale comunque non si potrà mai fermare a godersi, no? Un'opera di Michelangelo Antonioni, ne prenderà un frammento bombardato da altre 200 luci e paillettes in qualche modo. Quindi credo che se unione delle arti, come è giusto che sia, deve esserci, ci deve essere anche una visione, ecco, appunto, ritorno alla parola della visione, una visione più aperta, più complessiva. Però, ripeto, Venezia definisce già per la sua stessa natura antropologica e la sua natura orografica, legato soprattutto al global warming, quelli che sono i temi da affrontare nell'immediato presente e negli anni a venire, perché Venezia può essere un grande propulsore di innovazione partendo proprio dalle problematiche che ha, che possono essere diventare sperimentali anche per altre aree geografiche. Davide, oltre a quello che ho raccontato prima, è anche co-curatore dell'Unfolding Pavilion, che è un modo diverso di rapportarsi con l'architettura, perché ha occupato insieme ai suoi compagni di viaggio in queste ultime due biennali alcune architetture importanti della storia dell'architettura italiana. La casa di Ignazio Gardella, Le Zattere, e le case di edilizia residenziale pubblica di Gino Valle alla Giudecca. E addirittura la Giudecca ha innovato, perché un appartamento tipo che è stato concesso dal Comune di Venezia è stato recuperato da Davide insieme a Daniel Tudor Montenau e credo anche da Sara Cavargiotti e restituito al Comune come appunto un esempio di come gli architetti si possono prendere cura di un'architettura, organizzare un evento, organizzare dei talk per dibattere sullo stato dell'architettura e poi restituirlo alla collettività. Quindi credo che sia stato in entrambi i casi un'interessante sperimentazione che in un qualche modo si contrapponeva anche alla spettacolarizzazione, se vogliamo, della Biennale.
Sì, in questo senso io immagino, Emanuele, che tu mi abbia invitato a prendere parte a questa bellissima conversazione per questa posizione critica, diciamo, rispetto alla Biennale di Venezia. Nei giorni del cui vernissage, noi nelle ultime due edizioni abbiamo appunto realizzato questo padiglione indipendente temporaneo. In realtà, poi non parlerò dell'unfolding pavilion, preferirei parlare di altre cose che mi sono segnato, perché è una conversazione per me molto, molto stimolante. In realtà io ci tengo a sottolineare come il tipo di relazione che noi instauriamo con la Biennale sia una relazione molto più ambigua rispetto a quella della semplice critica. E forse la prima cosa che ci tengo a dire, forse per chiudere la questione dell'unfolding pavilion, noi riconosciamo perfettamente da un lato quello di cui si è già parlato, no? All'interno di questa chiacchierata, la mercificazione della Biennale, la Biennale come macchina economica, sono tutti temi che a noi interessano e preoccupano molto. Uno dei motivi per cui noi abbiamo deciso di lavorare dei padiglioni indipendenti è che il fee per essere un evento collaterale alla Biennale era troppo caro, perché tipo bisogna almeno spendere 15.000 euro per poter avere il logo degli eventi collaterali, cosa che noi sembrava assurda, per cui due anni fa siamo riusciti a trovare 15.000 euro, ma abbiamo preferito investirli per restaurare e recuperare un appartamento piuttosto che per mettere il logo della Biennale sui nostri comunicati stampa. Detto questo, però, secondo me questo è molto importante: se non ci fosse stata la Biennale di Architettura di Venezia, noi non avremmo assolutamente potuto realizzare il nostro padiglione, la nostra mostra temporanea, né nella prima né nella seconda edizione, perché da un lato il padiglione è un padiglione che dipende dall'esistenza del vernissage della Biennale, cioè quel momento in cui praticamente il Gotha, potremmo dire, dell'architettura mondiale si ritrova tutto quanto in un unico spazio strettissimo, nel quale evidentemente quest'anno non si può andare, sarebbe troppo rischioso dal punto di vista della salute, e del resto le varie nazioni sono tutte intasate con i problemi legati al Covid, non hanno neanche tempo di preparare i padiglioni nazionali, per cui è chiaro che la Biennale quest'anno sarebbe stata rimandata. Io ho avuto dei dubbi all'ultimo, ma lo devo più o meno per scontato da quando è scoppiata la crisi. Comunque dicevo, se l'obiettivo di una mostra è quello di parlare, di comunicare con un determinato pubblico, e quindi di portare mettere sul tappeto una serie di temi di dibattito che vengono ritenuti più o meno urgenti, ovviamente qua è l'occasione migliore dei tre giorni del vernissage, al quale tutti noi tra l'altro siamo andati due anni fa e quattro anni fa, e quindi da un punto di vista, se non ci fosse il vernissage della Biennale, non ci sarebbero tutte quelle persone con cui comunicare. Primo punto fondamentale per noi. Secondo punto fondamentale per noi: se tu vuoi mettere in piedi un progetto indipendente, una alternative practice o critical practice, potremmo dire, che cerca anche di porsi in una posizione abbastanza riflessiva rispetto a quelli che sono i meccanismi della Biennale, se noi non raccontiamo agli ipotetici sponsor che quello che faremo avrà una visibilità nel contesto della Biennale, anche senza farne parte, noi non troveremo mai i soldi per farla questa cosa. Se noi non specifichiamo agli architetti che invitiamo a prendere parte al progetto, sia come conferenzieri, sia come autori delle opere, queste opere e che queste conferenze verranno comunque riprodotte all'interno del contesto del vernissage della Biennale, probabilmente il 50% non verrebbero, e probabilmente l'80% non accetterebbero le condizioni economiche ridicole che noi siamo in grado di proporre. Questo cosa significa? Significa che da un lato è vero che la Biennale d'Architettura, che è l'unica di cui io mi sento un po' di parlare perché sono un po' di anni che ci vado, che ne scrivo, eccetera, è vero che la Biennale d'Architettura è tendenzialmente come mostra all'interno di un recinto nel quale si va a pagamento, di per sé ha dei problemi rispetto alla sua attualità, alla sua necessità, potremmo anche dire, soprattutto nel momento in cui ormai ci sono decine di biennali in giro per il mondo. Ma la Biennale d'Architettura come evento che concentra energie, attenzione, persone e evidentemente anche soldi, trovo che sia comunque invece una qualcosa di molto importante. Come però poi vengono usate queste energie, come vengono usati questi soldi, come vengono ingaggiate queste persone, è il vero problema. Da questo punto di vista mi interessa molto il fatto che all'inizio della conversazione Emanuele tu abbia sottolineato un tema che non è ancora emerso in maniera molto chiara in questa nostra chiacchierata, che la Biennale
E secondo me con Biennale dovremmo intendere in realtà tutto l'insieme di cose che succedono a Venezia, non soltanto la Biennale ai Giardini e la Biennale ai Giardini all'Arsenale, ma più o meno tutti gli eventi che vengono direttamente o indirettamente stimolati da questo evento principale. Il fatto di dire che non ci sia stata, che cioè ormai le modalità di esposizione siano consolidate, che quindi non ci sia una sperimentazione sui format, secondo me non è tanto vero. Non so perché credo che il nostro sia un format sperimentale, perché noi ci siamo ispirati a format sperimentali per arrivare a produrre questo nostro padiglione negli ultimi anni. Penso all'Airbnb Pavilion del 2014, un altro padiglione indipendente che si è inserito all'interno di una serie di appartamenti su Airbnb. Penso al, e questo sarebbe un padiglione indipendente, quindi al di fuori del circuito della Biennale, ma penso di Venezia, ma penso al padiglione portoghese del 2016, quindi dell'anno in cui a Ravenna era il curatore, se non ricordo male, della Biennale, padiglione portoghese che sceglie come location un edificio di Alvaro Sisa alla Giudecca non terminato. Nel cantiere dell'edificio viene svolta una mostra sull'edificio stesso, sui suoi abitanti e poi su una serie di progetti di Sisa. E questo portare la mostra del padiglione portoghese al di fuori del recinto della Biennale in un complesso di social housing non terminato fa sì che finita la mostra, avendo concentrato l'attenzione dei media su quell'edificio, il cantiere che era stato bloccato per diversi anni si è ricominciato. E quindi con un effetto molto, molto specifico e molto chiaro sul tessuto urbano al di fuori del recinto della Biennale. Poi a quanto pare in questo momento il cantiere è di nuovo fermo. Però almeno, come dire, questo è un possibile esempio che può essere preso come prototipo replicabile di un intervento che è più nelle corde rispetto a quello che stiamo discutendo adesso. C'è poi un esempio che a me interessa moltissimo, di cui dalle nostre parti dell'Atlantico si è parlato in realtà pochissimo, ma che secondo me è molto rilevante, che è l'undicesima Biennale di Architettura Iberoamericana che si è svolta ad Asunción, in Paraguay, a novembre dell'anno scorso. È durata pochissimo, se non sbaglio è durata una settimana. E i curatori di questa Biennale erano Arturo Franco e Ana Román, due spagnoli di Madrid. Arturo Franco è un architetto che è abbastanza conosciuto, ha fatto degli interventi al Matadero, a Madrid, eccetera. E la cosa strepitosa che loro hanno fatto, è per me un'altra grande ispirazione, devo dire, è usare il budget che loro è stato assegnato come curatore della Biennale per far, prima di tutto, realizzare delle costruzioni in giro per Asunción, ma non delle installazioni temporanee, come quelle che, non so, si vedono alla Triennale di Lisbona, anche a Venezia, che poi finita la Biennale vengono smantellate. Hanno proprio usato i soldi della Biennale per far realizzare dei pezzi di architettura che dovevano completare il... Ovviamente stiamo parlando di spazi pubblici, almeno quanto so io, non di edifici, di abitazioni, dei pezzi di architettura che si sono inseriti adesso permanentemente all'interno del tessuto sociale e urbano della città. Ma non solo, sono addirittura riusciti a portare una parte importante della mostra all'interno di una serie di quartieri, un quartiere in particolare, potremmo dire operaio, adesso non è la terminologia corretta, diciamo un quartiere non della Asunción Ben, ma della periferia, insomma, dei margini della città, inserire e portare la mostra in questi quartieri, addirittura dentro le case degli abitanti stessi, che sono stati in un certo senso attivati e che sono stati, in spagnolo si dice involucrados, che sono stati coinvolti, no, nell'organismo della Biennale. Addirittura in alcuni soggiorni, nelle televisioni del soggiorno, si vedevano dei video che facevano parte del programma della Biennale, no? Le persone potevano entrare e uscire durante il fine settimana nelle case di queste persone. Questo per dire, credo che, come tra l'altro scrive anche Hans-Ulrich Obrist, già 10 anni fa, perché poi la questione del formato biennale non ce la stiamo ponendo da poche settimane o mesi, in realtà è una questione che non si esaurisce mai e ci si continua a interrogare su che cosa possa fare o che cosa debba diventare la biennale. In realtà il formato della biennale ha un sacco di potenziale per attivare le città in cui in cui prende forma, probabilmente molte più possibilità di quante non ne abbia una qualsiasi mostra. In questo senso forse si divide, no? La mostra da biennale è una cosa diversa dalla mostra da museo o dalla mostra da galleria, potremmo dire, anche se spesso ci sono dei crossover. Il modo in cui questa attivazione avviene è ovviamente un modo che a volte può essere totalmente commerciale, come succede probabilmente nel 90% dei casi a Venezia e in altre città,
ma poi invece c'è un 10% di progetti che sono molto importanti. Ecco, identificare quei progetti, cercare di metterli in circolo e replicarli, secondo me è una cosa senz'altro da fare. Ma queste... No, prego. Prego. No, volevo solo dire che due cose, che queste sono anche delle cose che sono state fatte molto negli anni che Vittoria ha studiato, negli anni certo. di sperimentazione, gli anni di Gregotti, eccetera. E l'altra cosa che volevo dire è che ho anche sentito la conversazione che ha organizzato Davide, credo, settimana scorsa con l'Airbnb Pavilion e con il Padiglione del Portogallo, e tutte queste esperienze o sperimentazione sono bellissime, l'Unfolding Pavilion, sono una fan, però al stesso tempo possiamo pensare se paradossalmente è anche cioè il problema uno dei problemi della Biennale che diventa sempre più grande, no? E che, come diceva Vittoria, negli anni di Barata, diciamo che è sempre più visitatori. E in un senso questi eventi, cioè che non sono collaterali ma che sono extra, e che vogliono in un senso fare una critica, ma sono anche complice di questa, di questo aspetto che certo. la Biennale è sempre di più. Secondo me la questione è come rallentare questa Biennale, cioè come avevo letto un articolo che parlava anche della Biennale d'arte, che diceva l'arte adesso vuole essere, cioè queste persone chiamano per una demondializzazione e despectacolarizzazione dell'arte, cioè secondo me la cosa veramente difficile è chiedersi come rallentare la Biennale, come demondializzare e despectacolarizzare la Biennale, che cioè, è esattamente il contrario del essere stesso della Biennale, quindi è molto difficile pensare come fare queste cose, perché alla fine l'idea di rallentare e di un po' di demondializzare, cioè la mondializzazione che ci ha fatto andare così in accelerazione. Credo che penso... un ripensamento complessivo sia necessario. Rispetto ad altri osservatori, non credo che la pandemia, ad esempio, determinerà un cambiamento del neoliberismo. Non credo che finirà il neoliberismo. Aumenteranno le diseguaglianze. Chi speculerà globalmente sui grandi quartieri, tipo City Life, per fare un esempio noto, rimarrà. Forse ce ne saranno meno, ma il liberismo e il capitalismo comunque si adattano, hanno una grande capacità di adattamento. Quindi se non si ripensa politicamente la missione della Biennale e quindi il rapporto tra la Biennale e il territorio in cui si insedia, se non si ha una visione a medio e lungo termine di quelle che sono le istanze anche delle comunità rispetto ai grandi temi dell'ambiente, perché poi alla fine io credo che l'architettura e l'arte non debbano essere delle espressioni di un tempo effimero, debbano essere concrete per cercare di, da una parte, darci una speranza, no? Quindi un'utopia realizzabile, ma dall'altra parte neanche andare troppo sul versante del mercantile, perché poi alla fine l'autoalimentazione del mercato si autogenera, no? E quindi a che cosa porta? Porta a uno stallo, porta a una riproposizione di biennali tutte uguali in giro per il mondo, in cui non c'è nessun tipo di differenziazione, in cui biennali come quella di Istanbul, no? Dove indipendentemente dai diritti civili i grandi nomi dell'architettura e del potere dell'architettura internazionale diventano curatori,
senza guardare a quello che è poi la realtà del paese che ospita questi eventi. E quindi questo determina che tu vai a proporre la tua idea di architettura, la tua idea di cultura in un luogo in cui non c'è un esercizio democratico della cultura come la Turchia. Quindi questo poi dovrebbe farci riflettere. Quindi credo che al di là del format, che il format poi è quello proprio del display, per usare un termine, no? Caro agli storici dell'arte, del mettere in mostra le opere, sia quasi, come dire, è un corollario. Bisogna fare un passo indietro, cioè di come si concepisce la Biennale, di come queste manifestazioni culturali. Intanto, ritorno su quello che ho detto all'inizio, possiamo ripensare la Biennale come un luogo di produzione e non come un luogo di presentazione? Prima questione. Secondo, in che modo e se ritenete che ci sia una disponibilità da parte degli architetti, degli artisti ad andare in questa direzione? Posso intervenire? In realtà, come dire, le tematiche sul tavolo sono tantissime. Io partirei da quest'ultimo punto e sul fatto che appunto io propongo di vedere la Biennale e Venezia come caso studio, proprio per questa questione che adesso c'è tutto questo discorso di ritornare al locale, no? Il discorso che faccio io era quello di prima, cioè nel senso di questa etica, no, della pratica curatoriale attuale, per cui del situarsi nel contesto. Io parlo proprio di locate the location, nel senso che ormai andare a vedere una biennale a Venezia o a Guangzhou, tu entri nello spazio biennale, e questo vale per qualsiasi tipo di grande mostra, sei in un cubo bianco, come diceva Elena Filipovic nel 2005, questo Global White Cube, no? Mentre invece è importante, secondo me, radicare l'istituzione nel territorio. E appunto è Venezia più che mai, nel senso più di tutte, perché è veramente un territorio eccezionale, e per questo nella sua eccezionalità fa caso studio per il mio. A proposito della rifunzionalizzazione del territorio, e mi interessava il discorso di prima, nel senso, quando intendevo della responsabilità etica, no, questa idea della Biennale che ha una responsabilità, a parer mio, è proprio esattamente quella, nel senso che ha innescato un tipo di sfruttamento, ha indotto proprio un tipo di sfruttamento del territorio, defunzionalizzando in realtà lo spazio urbano. E volevo sottolineare il fatto che negli anni 70 le operazioni di rifunzionalizzazione, di recupero di spazi urbani per restituirli, diciamo, all'utilizzo pubblico, o comunque dare funzione, non era operata da operazioni fuori biennale, ma della stessa biennale, cioè l'istituzione stessa che ha fatto la lotta perché il comune non tirasse giù i magazzini del sale, ad esempio. La Biennale si è costituita parte civile contro il Comune di Venezia, che era comunque parte del CDA della Biennale, per cui era proprio un'istituzione che aveva una presa di posizione militante, no? A livello proprio civico, etico e sociale. L'altra cosa che voglio sottolineare è la storia delle esperienze artistiche, anche una lunghissima storia quella delle esperienze artistiche, che hanno proprio utilizzato la storia stessa, la struttura stessa dell'istituzione per produrre una critica frontale, produttiva e interessantissima. Le pratiche artistiche contemporanee toccano tutte le discipline, dall'architettura al cinema, al teatro. Ormai siamo, come dire, non esiste più un, non si possono veramente isolare, perché secondo me sono in comunicazione con tutte le discipline, quindi mi sembra un discorso molto retro quello di tenere separate le discipline come se avessero diversi pubblici, no? Perché produzione di cultura, come io vado alla Biennale di architettura, mi piacerebbe invece vedere come l'arte e l'architettura in realtà parlano della stessa cosa, le arti visive attuali e l'architettura, le tematiche sono le stesse. E per cui è molto più interessante e produttivo mettere insieme le discipline come si faceva negli anni 70, cioè c'era una tematica operativa, vera, l'ambiente, lo spazio, e tutte le discipline lavoravano in collegamento, in dialogo tra di loro, e si creava questa grande piattaforma
con tutti i paesi stranieri anche, perché non dimentichiamoci che comunque la Biennale di Venezia dà spazio e voce a paesi che politicamente non hanno spazio e voce, no? Per cui è una piattaforma di grande rilevanza anche internazionale e politicamente anche, no? In verità Cola ha provato a farlo questa cosa, Vittoria, un po' con la sua Biennale, aveva provato, sì, a rimettere le arti insieme. Secondo me, sì, io credo che in omaggio a Gregotti dobbiamo fare la Biennale Arte e Architettura, basta. Cioè. Sì, però non dico la collaborazione l'architetto con l'artista, io parlo proprio di pratiche, no? Che prevedono, sì, 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 il art, no? Nel senso, non la mostra in cui si presenta il progetto, l'opera, no? Nel senso, in maniera tipo saggio di fine anno scolastico, intendo proprio discorsi, io parlo di pratiche artistiche che lavorano sul territorio, non parlo di opera, di scultura, no? Di oggetto che tu metti sul piedistallo, no? Nello spazio espositivo, è chiaro, perché siamo, sì, in quel momento lì. Ma la Biennale del 76, cioè dimmi Vittoria, la conosci anche meglio di me, ma era questa l'idea, no? Era di mettere l'arte in un, non so come dirlo bene in italiano, cioè inquadrato da una tematica architettonica che era l'ambiente, no? Da una tematica, cioè questa, vabbè, lì, cioè, hanno anche fatto delle mostre separate. Sì, sociale, politica, necessaria all'ambiente inteso... più generale. È chiaro che nello specifico della mostra centrale di Celant, Celant ha sempre lavorato, diciamo, mettendo insieme in maniera trasdisciplinare, no? Come secondo me è il modo più interessante attualmente di tutti i grandi architetti e tutti i grandi artisti, no? Nel senso, non fermarsi non è più possibile, cioè viviamo tutti connessi, no? Ma come dici tu, il punto militante, il punto di connessione con il territorio dovrebbe venire dall'interno, dalla Biennale, esatto. Non solo da operazioni come l'Unfolding Pavilion, che, ripeto, trovo... Che deve far fatica per trovare spazio, però poi alla fine resta il progetto più interessante, perché è quello che veramente proprio ragiona sul... facendo un discorso molto localizzato, in realtà diventa universale, no? Di una problematica che lì è localizzata e diventa, perché poi Venezia è quello spazio, come giustamente diceva prima Davide, garantisce quella vetrina, no? La Biennale di Venezia, e per cui una vetrina per dare veramente voce a tematiche che possono essere proprio di rilevanza, no? Sociale, politica, ambientale, cioè quei interessi universali, per cui è uno strumento, secondo me, molto importante, proprio di produzione produzione proprio di dibattito, no? Pensiamo anche alla Biennale del 78, curata in parte dalla Ravinca Masini, dove il gruppo radicale 9999 ha proposto, no, con questi fotomontaggi, il Prato, Piazza San Marco, con le capre che pascolano. Cioè, c'era anche una capacità, sì. Esatto, visionaria, no? Di immaginare anche la città. Sì, io parlo proprio invece di pratiche artistiche, scusa una parentesi, però di pratiche artistiche che veramente si situano nel territorio, lo rifunzionalizzano, ma non dando una visione utopica, ma veramente proprio lavorando col tessuto sociale, urbano, di città. Ma c'è anche l'esperienza del Mulino Stucchi, che è molto interessante su quello, perché alla fine la mostra del Mulino Stucchi erano soprattutto artisti, c'erano... Era un'utopia, c'era veramente quella una... Però, come diceva prima Davide, no? Nel senso, sul discorso di Sisa, era portare l'attenzione su un edificio che era totalmente abbandonato, defunzionalizzato, e la mostra era un gioco in realtà, che però ha fatto discutere sull'utilizzo possibile di questo che è il più grande edificio proprio architettonico di Venezia, ed è molto interessante che dopo questo dibattito aperto e conclusosi nel 75 oggi sia un grande albergo per americani, no? Nel senso, è questo il problema, perché bisogna ritornare a parlare di quello. Era il mulino che faceva la farina per il pane di Venezia, e invece adesso è diventato l'Intercontinental, no? Questo è il problema. Sì. Un'altra cosa che volevo dire sul rapporto tra la Biennale e il territorio, cioè parliamo molto della Biennale che si estende oltre i giardini, oltre l'arsenale nel territorio,
ma c'è anche il problema della città che si... cioè come la città può entrare i giardini, in un senso, cioè poco tempo fa facevo una lecture e qualcuno mi ha chiesto ma i cittadini hanno accesso ai giardini, cioè in tempo di non biennale, c'è anche questa cosa che i giardini alla fine diventano un spazio molto privato, non è un spazio pubblico per... e quindi c'è anche, cioè secondo me è una cosa che va in due direzioni, perché c'è anche come la città di Venezia può entrare nei giardini, non solo come i giardini possono estendersi, quindi questo è anche una cosa che secondo me la Biennale potrebbe, cioè in un mondo perfetto potrebbe question, sì, non ho la parola in italiano, potrebbe mettere in... sì. Io volevo recuperare un paio delle cose che sono state dette. Davvero, questa chiacchierata dovrebbe durare due ore, Emanuele, se volessimo arrivare a un punto, però che mi sembrano molto importanti. Cioè, allora, io riconosco perfettamente che sia molto importante che effettivamente la Biennale non sia intesa solo come una macchina economica, perché comunque lo è una macchina economica e inevitabilmente lo è, perché fa girare... l'importanza della Biennale nel tessuto economico della città di Venezia, non solo per la questione del turismo, cioè le persone che ci vengono a dormire nelle B&B, ma anche nel tessuto della produzione della macchina biennale, è fondamentale. Quando è stata spostata al 2021 la Biennale di Architettura, io leggevo di tantissime persone che si lamentavano perché loro lavorano magari solo due mesi all'anno, che sono quei due mesi in cui montano e poi quando smontano la Biennale. Per cui è veramente un elemento fondamentale nel tessuto economico della città. Detto questo, è anche importante che sia non solo macchina economica, ma anche un dispositivo politico, che è quello di cui stiamo parlando adesso, cioè la Biennale che decide di prendere le forme che permettono anche di intervenire sulla polis, ovvero sulla città di Venezia, ovvero è difficile controllare al 100% la forma di questo tipo di intervento politico, perché la Biennale non è ovviamente una grande opera di un unico artista geniale, ma ci sono migliaia di persone che sono coinvolte, per cui avere veramente la capacità di sapere esattamente dove si vuole andare dal punto di vista dei contenuti è impossibile, ma dal punto di vista del format, cioè come si entra nella città, quello secondo me effettivamente è qualcosa che potrebbe essere preso in considerazione in maniera più seria e in maniera più interessante rispetto all'idea canonica, sì, ci inseriamo all'interno di una serie di edifici che sono di proprietà e dell'ente biennale, e all'interno di questi edifici svolgiamo delle mostre, edifici in cui si entra a pagamento. Su questo sono d'accordo. Un paio di provocazioni, Emanuele, rispetto a due cose che hai detto tu. La prima cosa è che io non ci trovo veramente nulla di male se la Biennale è anche un luogo di rappresentazione. Poi sai che la rappresentazione è sempre una presentazione, cioè va benissimo la Biennale attivista, la Biennale politica, eccetera, però noi abbiamo anche bisogno del momento in cui vengono fatti un po' di punti sullo stato di una disciplina o una conoscenza, e questo stato della conoscenza viene documentato, formattato, divulgato e fatto circolare. Cioè, non vorrei solo che poi l'idea fosse che automaticamente la Biennale deve diventare una specie di assessorato all'urbanistica e cultura. No. Il ruolo culturale della Biennale continua a essere, per la disciplina continua a essere, secondo me, magari, non importante come una volta, quando ce n'era una, adesso ce ne sono centinaia, però comunque è un plateau molto importante per la produzione di una serie di documenti che devono poi rimanere, che rimangono e che vengono usati per costruire la conoscenza della disciplina stessa. Da questo punto di vista, lancio un assist pazzesco a Lea. Anche prima, Emanuele, quando criticavi, dicevi che sarebbe bello se la Biennale fosse meno effimera e più permanente. In realtà è proprio questa dimensione effimera che permette la produzione di questi format alternativi, che permette la produzione di contenuti che non necessariamente verrebbero realizzati all'interno di un'idea tradizionale di che cosa è la Biennale. Ma la cosa straordinaria è che oggi l'effimero diventa permanente. Perché, e qui mi rimando all'esperienza nostra dell'Unfolding Pavilion, se noi facciamo un padiglione che dura tre giorni ed è un padiglione che serve per attivare una conversazione su un tema, quella conversazione tu la fai per tre giorni con te, Emanuele, con te, lei che siete venuti alle conferenze e con quelli che hanno partecipato, ma poi in realtà quella conversazione rimane documentata per sempre. Sui siti internet dove vengono pubblicati le recensioni del padiglione, sul sito internet dell'Unfolding Pavilion, che documenta tutto quanto il processo con tutti i documenti che sono stati realizzati, mettendo anche PDF scannerizzati di libri con tutte le leggi di copyright, eccetera, eccetera. Quindi in realtà l'occasione effimera, quei tre giorni di padiglione, diventano oggi, in una società
totalmente iperconnessa come la nostra, qualcosa di totalmente di assolutamente permanente. E in questo senso io ho anche dei dubbi, ma forse perché io non ho una conoscenza sufficientemente sofisticata del termine, ho un po' di dubbi su questa idea di demondializzare. Io piuttosto direi remondializzare, cioè mondializzare in maniera diversa, perché l'idea di non mondializzarci, secondo me, è quanto di più problematico che si possa immaginare in questo momento. Cioè, lei, se tu in questo momento ti trovate a Montreal, noi potremmo comunque avere questa conversazione, che io trovo una delle cose più straordinarie di questo periodo storico. Sì. Per cui, ma demondializzare nel senso di essere più locale, penso, cioè nel senso che abbiamo... Mettere insieme le due cose, ma rinunciare alla mondialità, secondo me, ovviamente no. Cioè, è super problematico, soprattutto in questo periodo storico dove abbiamo avuto una serie di nazionalismi pesanti in Europa e non solo. Come rimondializzare, riconcepire l'idea di mondialità o di mondialità, non saprei bene come definirla, trovo che sia fondamentale. Il vero problema di Venezia in questo senso, secondo me, non è la mondialità dell'evento, è il modo in cui poi l'evento trasforma, degradandolo, il tessuto sociale urbano, perché quell'evento avvenga in quel modo c'è bisogno che il 50% degli appartamenti di Venezia vadano su Airbnb e quindi che la popolazione della città si dimezzi e che non appena c'è un problema come il Covid-19 la città crolli completamente da un punto di vista sociale economico perché si svuota e non lavora più. Esatto. Questo sì che è un bel problemone. Allora questo potrebbe essere ripensato dalla Biennale stessa. Sì. Come diventare un tipo più sofisticato di Biennale, ma deve comunque parlare con il resto del mondo e del resto del mondo. Il problema è più va ovviamente oltre la Biennale e come dicevo, come rallentare, cioè per esempio adesso io se 6 mesi fa ti avrei detto, ed è quello la cosa che dice la tua, se 6 mesi fa ti avevo detto Davide, noi quest'anno non andiamo alla Biennale, non andiamo al Biennale della Biennale, tu mi avrei detto no. Cioè, invece questa cosa che succede adesso ci forza a fare qualcosa. Cioè, lui, la Tour diceva, se 6 mesi fa avrei detto smettiamo tutti gli aerei perché c'è global warming, c'è nessuno. Certo. Però alla fine è possibile, perché lo stiamo facendo. E non siamo morti, non siamo andati alla Biennale, abbiamo sopravvissuto. Quindi è lì la domanda, cioè come fare per, quando dico demondializzare hai ragione, penso che rimondializzare sarebbe un termine più appropriato. Se posso introdurre anche un altro termine che trovo molto produttivo, è tutto il concetto di cosmopolitismo, di Omibaba ad esempio, nel senso tutta questa idea che riporta all'antico e di nuovo si radica bene a Venezia, che è città cosmopolita per eccellenza, l'idea del cosmopolitismo, no? Per cui di uno spazio civico, di questa politeia, no? Universale che si può creare in uno spazio, nel senso la Biennale proprio come spazio civico per eccellenza, essendo cosmopolita, no? Strutturalmente in un luogo che è una città cosmopolita, per cui ritornare a utilizzare proprio l'essenza, no, che ha fatto di Venezia e che strutturalmente parte, no, della istituzionale proprio dello statuto della Biennale, questa internazionalità, ed è interessante mettere insieme questo termine col fatto che se pensiamo alla Biennale proprio il format per eccellenza della globalizzazione, no, nel senso che grande boom è avvenuto esattamente la caduta del muro di Berlino e per cui è il simbolo, no, proprio per eccellenza della globalizzazione. Secondo me è interessante tornare invece a questa idea del cosmopolitismo, per cui di un luogo situato, proprio una città, no, un luogo geograficamente situato che non può avere le caratteristiche di nessun altro e di conseguenza i discorsi sviluppati in quel luogo saranno diversi, e per cui riprodurre, quindi ritornare a una differenziazione su base geografica, perché ho questa idea che, come dire, che sia la storia che produca la geografia. Perché per esempio in termini di mondializzazione, cioè uno dei problemi della Biennale negli ultimi, diciamo nel periodo di Barata, è che ogni anno diventa più grande, perché ogni anno ci sono più paesi inclusi. Al stesso tempo, se uno vuole essere coerente con quest'idea di mondializzazione, dici ovviamente che vogliamo questo paese che fino adesso non è stato rappresentato alla Biennale, ovviamente che lo vogliamo dentro, però al stesso tempo crea un problema molto semplice di quantità,
che c'è troppo, c'è, quindi sì. E questa... poi senza capire se è solo una mossa politica o anche una mossa legata al contenuto, cioè la questione è anche quella. Rispondendo a Davide, io credo che ci sia bisogno di sedimentazione, cioè che l'effimero va bene se però poi mi sedimenta una cultura legata al luogo, e che partendo dalla Biennale veramente si possa strumentalmente capire che le problematiche della società contemporanea si possono risolvere attraverso questo approccio multidisciplinare, arte, architettura, cinema. Io credo in questo progetto politico. Come, scusa? Ripensare proprio all'evento, proprio alla natura dell'evento, nel senso che se pensiamo alle biennali nascono proprio come eventi e galoppano, no? L'economia globale proprio perché sono eventi. Per cui è ripensamento, secondo me, dell'evento non come effimero, appunto, ma invece come cioè che porti senso, no? Nel senso che abbia, che produca, non soltanto effimero, ma produca realmente. Per cui questa idea, secondo me, proprio della cultura dell'evento che dobbiamo un attimo, cioè che secondo me è importante, centrale. Sì, se ci pensiamo la Biennale dell'80, che era proprio la più effimera, cioè nel senso comunque effimera, ha fatto probabilmente il cambiamento più permanente che la Biennale abbia mai fatto, che di aprire l'Arsenale al pubblico, che è un edificio bellissimo che non era mai stato in verità aperto al pubblico, quindi c'è sì questo rapporto effimero permanente, sempre interessante. Bene, direi che veramente potremmo stare qui un'altra ora a discutere e a parlare della Biennale. Magari un po' più in là possiamo con voi e con altri interlocutori ampliare il dibattito, se siete d'accordo. Vi ringrazio intanto di aver accettato il mio invito. E speriamo di rivederci a Venezia prossimamente. Con uno spritz in mano, tra un annetto, e con un libro per separarmi da Ferrando. Ecco. Ovviamente il libro che scelgo è questo, così per delimitare una cesura, diciamo, tra me e Davide. Dai, grazie. Grazie mille, grazie. Buon tutto, ciao. Ciao, buona giornata.